Nam nammo. Precisi, belli, carichi e puliti. Ciao Andy. Allora, andiamo, andiamo. Perfetti. Volete un altro giorno in più di maratona? No, dai. Boh, faccio un po' di GTA, poi se volete gioco un po' a Tomb Raider. Faccio uno o due livelli di Tomb Raider, poi stacco e domani me la prendo totalmente di riposo. O forse faccio solo GTA RP domani, non lo so. Allora, dipende, dipende. Non, o magari esco con... che ne so, chiamo un'amica. No, no. Un'amica randomica. Sta ancora in chat, fa vedere. Sì, sì, sta ancora in chat. Allora, andiamo. Pronto? Gennaio! Che fine sei? Hai fatto? E dove stai tu? Che ne so io? Sto a mangiare un pochino, grazie che boss. Che stai a mangiare? Dove? Ma che stai a mangiare? È l'uffrappè. Porca troia, io mi sono appena svegliato. Oh, dove il fuoco, venire? Il fuoco, il fuoco! Mamma che paura! Sto arrivando, fermo, dove sei? Dove sono? Dove sono? Che Sì. vuol dire dove sono? Dove sei? Dove ti trovi? Oh, grazie mille. Che vuol dire dove mi trovo? Dove ti trovi? Dove sei? A Monteciglia? Mi sono A appena fanculo? svegliato, non lo so, non lo Dove so. cazzo è? Sto a casa. Scusami, bello. Mi fai un favore? Sì, mi devo un Vieni qui al attimo. telefono, che c'è sto tizio qua, Quinto Capocchia, che mi sta a rompere il cazzo. Scendi un Un attimo. attimo, che mi devo un attimo lavare, Questo mi devo qua, un vieni, vieni, attimo. parlaci Ehi. un attimo. Mi devo un Pronto. attimo lavare, mi devo un Vieni, vieni, attimo. scendi, che se no non ti sente. Mi Dimmi. devo lavare, pronto? Chi Se è? deve lavare, se... Oh, mi sto a fare la Gennaio! doccia. Ma ascoltami, ma te stai lavato per bene? Stavi provando a incularmi la macchina, vero? Sì, stavo provando a incularti la macchina. Un attimo che Allora, me mi faccio la senti? doccia, un Ma ho attimo. perso Santino, mi sa. Me faccio un attimo la doccia. Ma sei a casa? Ah, Sì, me lavo un sto attimo. arrivando. Ok, arrivo. Ciao. Ciao, arrivo. Ciao, ciao, ciao. Shower. Oh. Ah, la doccia più bella di Twitch Italia. Ah, che goduria. Ah, le croste sotto le palle. Ah, sì, cazzo. Ah, cazzo. Ma che è sta puzza? Ah, ma si vede che ieri sono stato con Serena. Senti che puzza di figa, porca. Ah no, queste me le sono ficcate dentro culo, senti che puzza. Ah. Yo.
Via, basta. Doccia finita. Doccia finita. Via, ci si veste. Momento gay finito. Via, andiamo. Allora, fammi vedere. C'abbiamo un po' di soldi sporchi qua. Porca, è vero, non c'ho una... Devo uscire e poi devo rientrare. Esco di fuori, devo fare la preghiera, giusto? È qua che si prende da magnà? Sì, ma ora è occupato. E da chi? Da noi. Perché? Se poi ti vuoi mettere in ginocchio ci metto 2 secondi a puntarti la pistola in testa. Oddio, perché vi siete messi il cappuccio? Cazzo, non c'è soldi da darci, cazzo. No. Cazzo, ma perché vi siete messi il cappuccio, che è una festa in maschera? Sì, stiamo facendo la festa di Halloween. Ah, ok. Ciao belli, arrivederci. Ciao. Mamma mia, ma che cazzo fanno? Se mettono la maschera dopo, prima, che cazzo è? Allora, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le rose. Fra le donne. Certo, uh-huh. Via. Vediamo se funziona. Ok, bisogna fare la preghiera prima, se no crasha. Ok. Chi è? Pronto, Fragolone! Chi è? Fragolone! Soccapocchia! Sì, dimmi! Sto lavorando! Che cazzo è, come stai a lavorare? Pure... Nella munnezza, nella munnezza siamo! Pure tu! Stiamo a cercare nella munnezza, sì, questo lavoro! Ma che madonna stai a dire, pure tu! Sì, abbiamo scoperto dove si pigliano le armi, come si fanno le armi! Ma ci serve l'acciaio, stiamo cercando nella munnezza! Sì, senti... Me. Ma mi passi gennaio? Ma è morto, che ne so, è scomparso, boh. Chiamolo. Come è morto? Non mi risponde. Dai, sta lì, sta? No, io sono solo. Come sono solo? Non c'è gennaio. Dove sei tu? Alala, veramente, no, come cazzo si chiama? Alla dove si fonde il metallo? Sì. Alla metalleria. Metalleria? 171, sì. Arrivo. Ciao. Metalleria 171. Vabbè, io la pistola comunque me la tengo, la levo. Leviamola che non si sa mai. Meglio toglierla. Questo è scaduta. Salve. Salve, avete una macchina per caso? No, la volevo chiedere a qualcuno perché l'ho persa la mia. Ah sì, vuoi una cioè, state cercando una macchina? Sì. Eh sì. Lui è il tuo ragazzo? Sì. Ma va, non è una novità. E vabbè ragazzi, allora io una macchina ce l'ho però a 2 posti, ce l'ho in città, mi serve un passaggio? Eh sì, come accendiamo se la macchina ce l'ho in città però? Si ruba. Ok. La sapete rubare una macchina? No, zero. No. Zero? Venite, sì. Faccio vedere come si ruba. Vai, mostraci. Oh no. Che te no?
No? Non va bene? Con la mazza? Va bene, vai, vediamo se certo. Ci riesci. Certo che ci riesco. Oh! Dove stanno? E mo' appena arriva una macchina, perché non ci sono macchine. Ma poi non passa nessuno, ma questo posto è deserto. Esatto, lo so, ma voi siete da poco in città? Sì, siamo atterrati ieri. Lo so, allora perché non avete mai visto come si sta senza cibo? Qui in città, senza cibo e acqua. No, in realtà l'abbiamo passata questa situazione. Ah, sì? Siamo andati nei locali strisciando. Sì. Eccolo, guarda. Eccolo. Ti fermi qui. Ma ok. Scendi dal veicolo, immediatamente! No, oi, dai barco, ehi, fermati, bastardo. Niente, è scappato via. È la prima volta che ho visto quel veicolo in tutta la mia vita, incredibile. È scappato via, niente. Ma ora? Come ce ne Fragolone! Cappella! Senti, ma come si fa qua per rubare macchine, porca troia? C'è il GPS, eh? No, rubare macchine proprio per venire in città! Ma dove tu stai? Che devo capire io, tu stai? Case popolari, ci stanno altri due ragazzi! Ma dove? Civico? Civico, 1306, lì alle case popolari! Arrivo, ciao! Ciao! La nostra salvezza, arriva? Chi cazzo è che mi sta a chiamare? Pronto! Oh, chi è? Chi è? Paura. Quinto capocchia. Attiva la videocamera. Attiva la videocamera. Abbiamo... Facciamo questo stronzo. Sì, un attimo, ti faccio una bella videocamera. Inginocchiate. Io me devo inginocchiare adesso perché. No, ma che cazzo è? Porca troia. Ma si chiamano tu. Pronto. Scusi. Quinto, guarda qua. Abbiamo il tuo amico Gennaio. E guarda qua con chi sto a parlare. Guarda che bello pezzo di fregna invece. Senti, se tieni veramente, se tieni veramente alla vita di questo ragazzo. Dai. Ciao, no, canta lui. Webcam. Porca miseria, lasciate stare, zitti. Ma chi siete? Mi scusi, ma chi siete? Ragazzi, deve parlare uno. Parla, che canzone? Non so nessuna canta, canzone. Canta, ti ho detto che la sai la canzone, canta. Ma chi siete? Ma che canzone? Non lo so. Canta, ti ho detto che devi cantare. Senti, abbiamo preso il tuo amico Gennaio, ok? No. Lo rivuoi indietro? Non lo so la canzone. Te lo dico qual è la canzone, vuoi sapere? Dai! Sarò con te e tu non devi mollare. Allora, abbiamo un sogno nel cuore. Berlino torna coglione. Via. Ma non so se hai sentito, avevi forse messo un po' il viva voce o ho rigliato un po'. Sì, lo so. Sì, ma che cazzo me frega a me? Okay. Sì, in questa città succedono cose che voi neanche immaginate. Invece immagino. Ma sì? Sì. Che immagino? Ecco la macchina, eccola, vieni qua! Fermati! Tu! Essere arrabbiato ora. Via, andiamo! No, vaffanculo, mamma, dai! Puttaniere! Dai, vieni qua. Ok, via, levati. Ok, andiamo. Sali, andiamo. Sali. Andiamo. Vai. E devi solo camminare, porca troia. Io te l'ho detto, però, signora. E balanzare. Qua, scansate. Prendi in braccio l'amore tuo. In braccio, prendi in braccio. Corri. Sto morendo. Corri, che rivieni qua. Vai, scappa. Ok. mi dispiace. Tutto un po' a testa in giù. Lo so, tutto un plot twist qua. Allora, mi dici un attimo il civico per andare in città? Vai, diglielo tu che io qua non vedo il GPS al contrario. Non so, ditemi dove ci avete la macchina, mettete il punto, ok. Sai come si vede la macchina? Sì, dal telefono in teoria. Devi dirmi il civico per le tue macchine. Subito, aspetta che è tutto un po' al contrario. Sì, è l'unico modo, scusate, se no mettete... Non lo so, ti metti dietro, vuoi metterti?
Vuoi provare? Aspetta. Il civico ce l'ho al 570. Non so manco cosa ci faccia lì. Mi sa che me l'hanno fottuta. 570, leva un po' il punto, lo metto io. L'ho messo. Ah, ok, perfetto, andiamo. C'è la voce da Chiruccia, ti chiami Chiruccia? Ma chi, io? No. Ah, no, non è. No, c'è un'amica mia, si chiamava Chiruccia una volta, poi non è più venuta. Che fine ha fatto? Morta. Ma come è morta? Ma mi scusi? È morta, è stata squagliata nell'acido, brutta fine. Allora non posso. Ma io te l'ho detto che qua succedono cose strane. Oddio, mo chi cazzo è? Non si guida, non si usa il telefono la guida, però scusate. Vai, rispondere. Chi è? Pronto? Quinto! Gennaio! Vieni qua, per favore, ti vogliono parlare questi qua, vieni qua. Dove sei? Non dire dove siamo, dimmi dove sei tu e ti faccio venire a prelevare. Ti fanno venire a prendere. Dove sono? 13.06, ti aspetto. 13.06? Sì, ti aspetto. Ok. Se me dai un passaggio però, perché non c'ho un passaggio io. Tranquillo, vedrai quando arrivano i miei. 13.06. Sì, ti aspetto, ciao. Sì, aspetta e spera, figlio di puttana. Scusate ragazzi, sei voi molto ricercato, non... ma sei boh. Io no, ma che ricercato? Io ho ricercato, io non sono ricercato da nessuno. Ma io sono... Mi hai chiamato un tipo Io sono single, non mi cerca nessuna. L'ultima volta che sono andato a letto con una cioè mi è venuto a cercare il ragazzo. Forse era l'ex ragazzo della tipa? Me sa. Hai fatto danno? Ti ha picchiato? No, picchiato no, però mi sta cercando, è quello il problema. Ah, ecco. Sai com'è, questi mi cercano. Ma è anche colpa della tipa un po', che c'è. No, è colpa del ragazzo che è troppo possessivo. È possessivo, colpa di tutti. Esatto, è possessivo, LGBT+, capito? Quindi è pure un po' strano, quindi c'ha un po' di... No, aspetta, non è LGBT+, era tipo BDSM, era BDSM, era de personalità, BDSM. Quello là con i frustini, capito? Frustini, manganelli. Sì, capisco. Sì. Un po' sadico. Sì, ha voglia. Qua non c'è niente, okay. Vabbè. No, il civico del garage. Cioè, devi andare. No, è normale. Sì, lo so, ma ti spiego. Io avevo la macchina. Dove eravamo noi? Quando? Ieri? Ora. Ah. Ma mi sa che non c'è più perché me l'hanno fregata. Quindi è in continuo movimento. Ora è al 528. Ti giuro non... Andiamo al 528 allora. Se è in continuo movimento andiamo a cercare sti stronzi. 528? Andiamo. Sì. Come faccio vedere? Se la vedi, di che colore è? Nera, come tutte le auto. Nera, orca troia. Quindi non è esatto. Ma come, che modello era? Che modello era? Non mi ricordo. Shafter. Vabbè, qua non c'è. Metti un po' il modello, vedi un po'. Ma non conviene che io mi metto seduta per bene e metto il GPS sempre. Certo, metti, esatto, vai. No, devi scendere. Ah, io lo switch. Esatto, tu in braccio, sì, esatto, vai. Switch, okay, via. Ok. Allora. Vuoi fare lo switch pure con me? Ecco qua. Vuoi che te prendo io? Ok, andiamo. Ok, vai, rimetti? Sì, rimetto subito. Aspetta che qua è tutto ok. Ok, sta andando verso destra. Ok, rimetti di nuovo. Rimesso. Ok, sta andando avanti. Vai. Di nuovo, vai. Mo lo becchiamo. Mo lo becchiamo via. Rimetti. Rimesso. Ok, rimetti di nuovo. Oddio, era quello? Mi sa che è quella. È questa. Ehi, tu, testa di cavolo, ridammi l'auto. Ma che cazzo è? Ma levate dagli coglioni. Oh, figlio di puttana. Allora, o scendi subito oppure so cazzi tuoi, È la mia macchina, non sto scherzando. Oh, vieni in bocca qua.
Sì, scendi un po' dal veicolo. Scendi un po'. Scendi. Scendi, scendi un po'. Scendi. Oh, è zitto. E scendi, porca di quella troia. Allora, dimmi un po'. È la mia, sì. Non è che se quello io trovo una Ferrari me la piglio, cioè nel senso... No, aspetta, aspetta, perché non è una Ferrari. Dov'è che l'hai presa te? Cioè, è tua, sì, ok, ma dove? Era alle case popolari, te l'ho detto. Ma quali? Chi ne sa, cioè io... Ma a nord, sì, a Parigi. Sì, a nord, sì. Ma no, affanculo. Ma perché io non ho ritrovato la macchina mia? Pensavo che era questa. Era cambiato il colore. Pensavo ma scusami, che era... ma tu le targhe non le conosci? Ma poi io dentro c'ho pure le cose. Da... No, non c'è niente dentro. C'è ancora il caffè che ho ordinato. No, ma guardi. Niente. Ma mi scusi. Sì, prego. Posso controllare? No. Ma non lo vede signorina. Da qua, mi scusi. Ah, il caffè! Oddio! Scusi. Ti giuro ti prendo a schiaffi. Poi ti faccio butti, ti butto qua da questo ponte. Andiamocene. Sushi Monito, grazie. Pronto? Come ti chiami tu? Io? Quinto Capocchia. Quinto Capocchia. Sì. Ti ringrazio. Arrivederci. Mi raccomando, quando dovrò andare a mangiare o a bere, mi raccomando, vanilla unicorn che tra poco apre. Arrivederci. Grazie. Un bacio. Grazie mille. Ciao, sei gentilissima, hai una bella voce. Ciao. Grazie, ciao. Oh. Ma che cazzo vuoi? Ma vanno i piedi, morto di fame. Ma gentile. Ui. Gennaio! Gennaio! Dimmi, Gennaio! No, non è Gennaio, sono Berlino, dove sei? Ah, ciao Berlino, come stai? Porca troia! Dove sei? Dove sono? Al 1360, te l'ho detto! Ti ho chiesto dove sei? Di dove sono? Io no, vengo dove dall'Italia! Sei? Di dove sono, proprio preciso? Ascolta, vuoi che il tuo amico muore? Perché sta rischiando stasera. No, aiuto, no, quinto, no, aiuto. No, no, non deve morire. No, no, perché muore? È a quasi al 90% di possibilità che stasera di qua non si alza più. Perché? Perché lo dico io, ti ho chiesto dove sei, che almeno vieni qua e ti faccio un discorso. Allora, se mi dai 5 minuti, devo prendere un attimo due robe e arrivo? Non devi arrivare tu, mi devi dire dove sei. Sì, 5 minuti al volo, 5 minuti e ti righiamo. Un attimo. Va bene, tienilo 5 minuti, arrivo. Sì. Mi scusi. Allora, aspetta. Salve. Per morire di fame, veramente. Se riesci a... Io non c'ho nemmeno un euro, non c'ho nemmeno io una lira, veramente. Io lo offro io, non si preoccupi. Grazie mille. Sto proprio per morire di fame e di sete, veramente. Non, dopo vedo tutto nero, non... Se riesci, non grazie. Non è tutta una scusa. No, non è una scusa, no, non è una scusa. Veramente, controlla le tasche, ti faccio vedere. Le manca qualcosa? Uno da mangiare. Uno da mangiare, sì. Vabbè, offro io, ragazzo, mi faccio la fattura a me, dai. Grazie mille. Ma lei chi è? Prego, gentilissimo. Prego. Io sono Ciro, piacere. Ah, Ciro? Salve, Ciro, io mi chiamo Guido Capocchia, piacere. Guarda, sto prendendo un 5-5. Grazie, ma sei veramente gentile. Ma che lavoro fai per permetterti, insomma, tutti questi soldi? Non ho tutti questi soldi. Addio, tutti questi soldi mi sembra un po' esagerato. Vabbè, comunque sei stato gentilissimo. Aspetta, non mi ha passato... No, ha mal di gola comunque. A me dici? Sì, un pochettino. Impossibile mal di gola. Vabbè, comunque... Riesci a... Ok?
Un attimo di pazienza. Porca troia, eccolo, eccolo, eccolo. Sono iniziati i crampi. Crampi, porca troia. Minchia, dottor, stavo tutto inguaiato qua. Lei che fa in città? Ragazzo, ecco, non funziona, non funziona. No, porca troia, che merda di roba questa. No, deve stare ferma, sennò non le posso passare il cibo. Sì, ma... Pronto, sto arrivando. Quinto, vieni, che ci sono le ballerine, ci sono, era una festa. Ma che festa, lo so che ti vogliono uccidere, arrivo. Arrivo. Senti, mio amico sta per morire, devo andare dalla polizia a denunciare dei tipi loschi. Mi puoi un attimo, per favore? Veramente, guarda, non mi funziona. Ce l'hai, te l'ha passata. No, ma... Io le uso. Veramente, c'è un problema, io le uso e non so come dirtelo. No, perché mi sa che... Chiuda e riapro gli occhi. Hai selezionato dei numeri superiori a quello che hai addosso. No, 1-1, è 1. Ecco. Non faccio un saltino. Non glielo fa fare. Porca de troia, quella troiona, vacca di sto cazzo. Faccia così, guardi. Dai. Guardi i pensieri. Sì, te guardo il pensiero. Vado. Ok, adesso va, ok. Che fame, grazie. Gentilissimo. Prego, prego per il cibo, prego. Tu conosci un poliziotto? La polizia dove stai? Che civico? Vieni, vieni. Ti porto. Sì, sì, perché un amico mio sta proprio... Andiamo. Tutto inguaiato sta. Sì, porca che fame, che sete. Ancora. Ma dovrebbe starci la testa. Ok, perfetto. Andiamo. Vieni, monta. Grazie, qua? Che sta roba da rete? Bella sta macchina. Questa sì, E ci sono dei tipi loschi, non so se lo conosce, un... Gertu Berlino. No, non lo conosco. Cioè, sto Berlino che praticamente mi ha rapito, l'amico mio. Ma... non lo so, dice che... Silenzio tutti. Sì. Pronto? Quinto! Gennaio! Quanto ci metti? Mi ammazzano qui! Arrivo, gennaio, arrivo! Dai, vieni, veloce! Arrivo, gennaio, sto arrivando, gennaio! Non sai neanche dove sono, dove vieni? E dimmi, dove devo venire, dimmi! Dimmi dove sei te, che ti passo a prendere io! 1360, sto lì, oh, come te lo devo dire? Era lui, coglione di me! Ma cos'è sto 1360? Signore, al viva voce! Deserto! 1360! Catroia, c'ho bisogno della polizia, dove sta? Cazzo, sta per morire l'amico mio. Polizia! Polizia! Mi sa che non c'è nessuno. Polizia! Urla un'altra volta, salgo e ti arresto. Ma da quando qua assumono questi un po' particolari? Non lo so. Aiutami a sparire. Dove sta la polizia? Ma non c'è Hai bisogno? Hai bisogno di aiuto? Eh sì, già stanno questi che vogliono uccidere l'amico mio, è un problema. Io. Ora arrivano i poliziotti, eccoli. Salve, c'ero prima io. Polizia? Ma non gli sbatta la porta. Un attimo, che qua c'è. Polizia? Niente. Grazie, gentilissimo. Un attimo per l'amor divino. Eccolo. Fani. Dai, sì, dovrei essere tranquillo. Sto bene. Sì. Mi raccomando, qualsiasi cosa. Grazie mille, grazie. Grazie per tutto. A voi. Arrivederci. Arrivederci. Sì, arrivederci. Arrivederci. Devo sporgere denuncia. Allora, prima cosa, non urli quando entra. Sì, qua dentro, mi scusi. No, sì, mi scusi, un par di coglioni. È chiaro? Ha ragione. C'è un mio amico che è in fin di vita e sta per morire. Chiami l'EMS. Che devo chiamare?
L'ambulanza. No, è in fin di vita perché sta sotto sequestro e sta per essere ucciso da dei delinquenti. Devo chiamare l'ambulanza? No, no. Oh, allora, io posso... Lo posso chiamare e mettervi la voce e sentite quello che c'ha da dirmi? Sentiamo. Però non devono parlare gli altri. Vai. No. Sì, ma c'è un'altra denuncia. Aspetta. Di... Ho chiedere, faccio almeno il doppio con una pistola. Pronto? Con la minchia. Pronto? Quinto, veloce, quinto! Silenzio, silenzio, silenzio. Pronto, che succede, Berlino? Ascolta, parla con il tuo uomo. Il mio uomo? Gennaio, stai... il tuo amico. Gennaio, quinto, stai bene? Vieni. Stai bene, Gennaio? Ti stanno facendo del male? Mi stanno minacciando. Con cosa? Con cosa? Con una pistola. Dai, vieni, per favore. Dove sei? Non lo so. Allora, che dobbiamo fare? Dimmelo tu, che però devo venire lì? Devo venire lì, vieni tu. Dove ci incontriamo? Dimmelo parla tu. Parla con loro, ditogliele qualcosa, io non lo so. Dimmi, pronto? Niente, è riattaccato, porca troia. Il mio amico sta per morire, il mio amico muore! Non urli. Sto sotto sequestro, da un delinquente! Stia tranquillo. Quando sei detto il telefono? Eh? Che lo stanno per uccidere, lo stanno per uccidere per sempre. Ma che cosa volevano? Non lo so, volevano parlare con me. Volevano parlare con me, ma non so perché. E quindi sto nella merda, fino al collo, fino sulla testa. Si deve tranquillizzare, che sennò non capiamo niente. Come faccio a tranquillizzarmi? Il mio amico sta per morire. Stai vite, vita, 3 secondi è morto. Se non ci dai dettagli, come lo facciamo a salvare? Ok, praticamente loro. Ok, se la mangi. Dai, forza. Che roba è, non mi piace. Porca troia, che schifo. Sì, che ti piace. La Marina, ma ti passa. Adesso ti calmi un attimo. Ok. Bene. Inizia a spiegare. Dai, forza, su. Allora, non so perché questo amico mio è stato arrestato. Non arrestato, okay. È stato, diciamo, preso in ostaggio da dei tizi molto loschi da circa 20 minuti, 20-25 minuti. Mi hanno fatto pure una videochiamata e hanno... Praticamente mi hanno fatto vedere che stanno... Praticamente per terra sta questo amico mio, in ginocchio, e tutto nudo, minacciato da 3 tizi con le pistole. Sono riuscito a reperire informazioni ambientali dalla videochiamata dove potevano essere. Tipo, sì, stava tipo su... Allora, non era in città, era fuori. Ok. Fuori, e non so dove... Cioè, vi giuro, guarda, è una cosa veramente apocalittica, non so che sta succedendo. Si chiama okay. Berlino questo, so solo questo. Berlino. Il rapitore. E c'ho il numero di telefono, sto Berlino. È il rapitore? Sì, il rapitore, c'ho il numero di telefono sto rapitore. E chiamalo e digli dove cazzo, cioè, non ti voleva parlare, chiamalo, senti un attimino, dov'è, cosa fa, cioè, insomma, ma lui ha detto, io vengo da te. Dimmi. Lui mi ha detto, dimmi dove sei, vengo da te. Sì. E dove mi faccio trovare con questi? Qua ci vuole un attimo organizzare una difesa, qualcosa, perché veramente qua succede veramente il putifarm, qua, il putiferio qua. Collega, può venire un attimo al desk, per cortesia? Pronto, chi è? Vieni, 721. 721, arrivo. 721, ha detto. 721, 721. 721, dove è 721? Dove cazzo è il 721? Non lo so. 721, ci senti? Io ho paura, vado io? Vado pure io? No, aspetti un attimo, dove cazzo va? Sì, mo arrivo, amore. Non si muova. Avevo già fatto un incontro al 721, un casale abbandonato. Ok. Peppe al desk, ora, veloce, per cortesia. Hai visto quante persone erano? Attimo. Sì, almeno 5-6. 5-6 persone, ok. Forse di più, non lo so, forse c'erano appostamenti, non lo so, 5-6 persone dalla videochiamata. Veramente, mi sa che è qualcosa di grosso, qua bolle qualcosa di grosso nella pentola, mi sa che c'è qualcosa di grosso nel calderone,
Faccio il riassunto volante. Gli hanno rapito un amico. Sono tre persone. Vogliono parlare. No, 5, 5, 5. Eccolo, eccolo. Mi sta, aspetta, mi sta richiamando. Pronto? Non andare al 721. Dove devo andare? Te lo dico tra poco. Ok, ma state facendo del male? No, è qua, guarda, te lo faccio vedere se vuoi. Vai, fammi vedere, fammi vedere. Ecco. Aspetta che me lo fa vedere. Mamma mia, che paura, che paura, che paura. Mi sono fatto la tisana, ma... C'hai una canna per caso? Così almeno mi garmo ancora di più? Un po' di marijuana? Avete un po' di hashish o fumo? No. No, niente. Negativo. Resti concentrato. Deve rimanervi lucido, signore. Eh no, perché se almeno mi calmo di più, capito? Le do un'altra tisana, se vuole. Non faccio cazzate. Vai, vai, se c'è un'altra tisana ti ringrazio. Vai, vai, così almeno mi riempio gratis l'acqua, vai. Grazie mille. Sì, col cazzo che la bevo adesso. La bevo più tardi, quando ci sento. No, non ancora. Fai attenzione se... con la videochiamata. Vabbè, collega lei. Perché se fai la videochiamata ci vede tutti. Allora dove vado? Come faccio? Andare, lei... Allora non rispondo. Okay. Okay. No, no, videochiamata è meglio di no. Tanto se ti dà l'incontro, il punto d'incontro, non è un problema trovarlo. Dobbiamo andare in borghese, come facciamo? Allora, lei un attimino si dà una calmata. Intanto cerchi di capire dove cazzo è il tipo. Poi cerchiamo e vediamo come fa. Ma lei è da solo o ha qualche amico per andare insieme, insomma? Io andare lì... Ma dove vado? Ma dove vado che... Là mi ammazzano! Ma loro vedete, vogliono... Noi dobbiamo per forza intervenire... Darrino sta a guardare la live, vedete, ragazzi? Non possiamo andare nel posto tuo, capito? Per intervenire tu eventualmente... Dite che sta a guardare la live... Dai, divertete, Berlino, uno dai. Di noi si fingerà tuo amico e... Pronto? Gennaio! Non so gennaio, pronto? Fragolone, dimmi! Ah, Quinto, tu sai... Sto in polizia, sto a denunciare i malviventi. Ma dove? In polizia. Ma è la respirata centrale? Sì, 217. Ok, sto arrivando, ciao. Questo qua è un amico mio che conosce anche lui, gennaio. Ok. Cazzo, in che casino si è messo? Ma secondo te perché l'hanno rapito? Ma, sai se va qualche giro strano? Non lo so, ma questi proprio... Mamma mia. Oddio. Cazzo. Gennaio. 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 Fragolone! Hanno rapito gennaio. È normale, certo, ma sempre con quelle persone là, io che ce posso fare io? E glielo ho detto io, e glielo ho detto di non andare con... C'ha un vizio brutto, c'ha... E glielo ho detto! Sì, sì, c'ha un brutto vizio lui. Sì. Non ho capito, va? Va a trans! Sì, sì, ah. Io l'ho detto, ma lui ha un brutto vizio. E glielo ho detto, devi stare attento, perché lì i trans girano brutti giri lì, capito? Esatto, esatto, sì, sì, lui sì. Va a mignotte, va a trans, va a gigolò, ed è un problema, capito? Però un attimo, prelevo. Ah, Angeluzzo. Lui fa gigolò, Sì, sì. Seguitemi che almeno siamo un po' più... Sì. Certo, 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 certo. Eccolo, 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 mi sta chiamando. Silenzio, Pronto? Pronto? Quinto, mannaggia te, ma mi hai fatto quasi ammazzare. Gennaio. Vienimi a prendere, dai. Dove sei, gennaio? Al 906 in un burrone, non lo so dove mi trovo. Dove? 900? No. 907 ha detto adesso. Ma è da solo? Non lo so. Aspetta che mi sta richiamando. Chiedili se è da solo. Pronto, sei da solo? Altri tempi. Gennaio, sei da solo? Eravamo seri. Sei da solo? Aspetta, aspetta. Pronto? Pronto, sto in macchina, sto in macchina. Quinto! E me devi dire dove sei? Venirmi a prendere 962, dove sei? 962, 962, no. Arrivo. Ma chiedi se 962. Solo. Andiamo. Ci sta un agente al desk, per favore? No, guido io. Ma non andate da solo, aspettate.
No, Civica ha detto 9? 962. Abbiamo aperto in giro. Portiamo un attimo a 962. C'ho il veicolo pronto qua io. Stai cercando qualcuno? No. Andiamo, sali, sali, sali qua, sali, sali. Tutto a posto? Ti piace? Non è che bello. 962, Nammo. C'è un Nammo no. Oh, state dietro? Dietro lontani, mi raccomando. Non fatevi sgamare, state sì, lontani. Sì, andiamo, andiamo, andiamo. 962, vai, vai. Io. Ma una cosa, si piada sta macchina? Per essere più credibile, fai una bella videochiamata, dici che stai arrivando, ok? Dici che sei un fragolone. Così ci credono di più. Sì, sì, sì. Vai, sì. Vai. Io, ma tu dove stai? Io sono qua, ma non ti trovo. Fai bordello. Your call. Buonanotte Lorex. Your call has been... Niente, oh. Piano, 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 piano. Certo. Occhio, occhio qua davanti che ci sono delle vedette. Mi date una radio così io comunico? Sì. Con voi? Tre. Sì. Hai la radio? Vai, vado, prendete la voce. Sì, così comunichiamo via radio. Ok, vai. Mi sta chiamando il delinquente, un attimo. Ma ce li leviamo i giubbotti, no? Pronto? Pronto? Chi è? Dov'è gennaio? Ha detto che sta tipo a 9... 962. Non ne ho la minima idea dove sia. Come non lo sai? Dove sta? Non lo so dov'è. Io non... Cazzo. Eccolo, 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 eccolo! Ehi! Ehi! Era lui? Non lo so. Quella è una vedetta, quella è una vedetta, cazzo. Quella è una vedetta. È una vedetta? Puttana. Sì, sì, sì. L'ho detto che dovevano stare attenti. Madonna, che imbecilli. Ma che cazzo fanno quelli? Vai! Your call has been for- andiamo noi? Se andiamo ci ammazzano quelli! E non risponde più gennaio, mi sa che è morto. L'hanno ammazzato! Me sa! E quelli sono coglioni, porca puttana, si sono fermati là! Aspetta! Dentro quella villa, dici? E me sa... Ce l'hai un binocolo? No, un telefono, ancora meglio! No, sta vedendo un cazzo, porca puttana. Avviciniamoci piano piano. Dici, se c'è punto non ci dobbiamo fermare però. Aspetta, polizia, polizia, polizia. Ehi! Dove sta la polizia? Quella là, quella là, quella là. Ehi! Eccoli. Scappano? Andiamo, andiamo lì dentro il casale a vedere. Andiamo, andiamo. Andiamo, mi andiamo. Mi date andiamo. Una radio? Mi date una radio? Sì. Ma che radio? No, io ce l'ho il numero della radio. Numero. Ah, la radio è... Boh. Andiamo dentro il casale. Andiamo, andiamo, andiamo. 85, su. 85 proviamo. Sta ben morì, non mi risponde. Aspetta. Più. 85. Cacca radio. A posto. A posto. Pronto? Mi stavi dicendo? Sì, sto al 962, come mi hai detto tu. Lì la... Io non ti ho detto niente, non sono andato. State lontani, andate via, state lontani. Sono, sono, sono un clacson. Gennaio! 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 721 per te, ragazzo. Sì. Ma era 721 il civico? Cazzo, ma questo è un morto, ma è gennaio?
Non lo so, che cazzo è successo qua? Che cazzo sta succedendo qua? Che è successo? Ma dovevo sparare qua. Non lo so. Non lo so, stiamo indietro, stiamo indietro. Occhio. Occhio, occhio, occhio. Potrebbero essere qualcuno. Non lo so, che cazzo è successo qua? Boh. Senti, porco. Era il 962, testa di cazzo. Come 962? 962 t'avevo detto, porca troia della madonna. Non 721. Coglione. Ah, ma era... Tu mi hai detto là, cazzo. Tu mi hai messo un puntino. E questo chi cazzo è, me? Non lo so chi è, un morto. Ma che cazzo fanno qua? Che è successo? Non lo so. Oddio, dov'è? Sparito. Il vostro amico deve minchiare adesso. Non ho capito. No. Non stava a scherzare, stava su serio, però non so. Ma adesso dov'è? Non mi risponde al telefono, non mi risponde più, non mi risponde. Dai, civico. Dove vi ha detto l'ultima volta? 961. 9 no, era sì, 961. Allora andiamo là, no, potrebbe stare là. Andiamo. Voi mi raccomando, stateci lontani, intervenite solo se vediamo io, ok? Non vi fate vedere. Poi andiamo, sto giro però devo uscire bene, eh? La polizia interviene solo se la chiamo io, ok? Sì. Polizia, mi sentite radio? Intervenite solo se vediamo io. Se vediamo io vuol dire che c'è pericolo, ok? State proprio lontani. Anzi, noi ci facciamo anche rapire. Se vedete che sono tanti, chiamate rinforzi, perché in tre non ce la facete. Vai. Facciamo blizzare del brutto. Pronto? Che è? Pronto? Sto venendo. Oh, sto venendo al 9. È qui la cazzo. È gennaio, che è successo? Dove sei? Gennaio, io sto andando al 962, come hai detto tu. Gennaio. Sono a casa, Fla, non ti sente. 39 vicino al centrale. Ma come centrale, porco? Ma mi ha detto che stava al 962. Gennaio. 962 sto andando io. 962, vai al 962, tranquillo, fidati. Quando mo arrivano qua, arrivano sicuro. Sì, sì, ho chiuso. Tanto arrivano qua sicuro. Vabbè, però mi faccio un giro alto, capito? Sì, passiamo sì. Dalla parte alta. Sì, sì, 962, mo arrivano qua sicuro. Oh, mamma mia, come. Allora, state lontani, ok? Noi stiamo alti, polizia. Facciamo finta che abbiamo sbagliato strada. Volete qualcuno? Ah, non parla, aspetta. Adesso è una macchina davanti. Pronto? Io sto al 962, sto sulla... Qua sto, dove sta Gennaio? Lo è appena scappato, gli hanno spallato addosso dei ragazzi. Porca troia, io sto al 962. Ok, adesso vengono qua sicuro a rompere i coglioni. Polizia, mi ricevete, c'è sta una moto come vedetta, ok? Noi ci avventriamo, se non rispondiamo vuol dire che ci hanno rapiti. Appena tiro aiuto non intervenite. Chiamate rinforzi. Grazie Zerone, okay? Ti stanno vedette, non venite. Minchia che RP. Madonna. Qua non ci sta un cazzo nessuno però. Cazzo. Ma dove cazzo stanno? Ma sicuro che è qua? Sono Luclaxon. Gennaio. Però la pista quella moto là deve detta. Gennaio! E vai verso la moto. Gennaio! Moto. Vai verso la moto. Dove sta la moto? Non la vedo. Una macchina. Stanno in collina, vedi? C'è sta una Gennaio! Una Gennaio! 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 Sei puntato.
Sì, 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 sì. Alzo in mano, l'ho presi. Orca troia, orca troia. Fermi. Sì, stiamo fermi. Siamo fermi. Stiamo fermi. Siamo fermi, tu devi stare fermo, non è capito. Siamo fermi. Salve. Portateli via da qua, raga. Portateli via da qua. Ok. Tu, fermo. Fammi togli i dispositivi. No. Sì, sali in macchina. Salita in macchina, tutti. Dove? Quale? Occhio, però l'ammortizzatore. Sì, ma dopo lo ammazza, me la ridai, che già costa. Dopo, e dopo. Sali qua. Sasha, dietro, mettiti. Ma e dove è mettere... gennaio? Io mi sto preoccupato. Ma dove sta gennaio? Quindi gennaio, dov'è gennaio? Da dietro, Sasha. Gennaio. Fate i bravi. Fate i bravi, se no già sapete le conseguenze, dai. Dov'è gennaio? Che prendiamo anche lui. Dov'è gennaio? Io mi sto preoccupando. Dov'è tu gennaio? Dov'è tu lo sai, lui è gennaio. Io lo so dove è gennaio, e che ne so io, tu mi stai di gennaio, io che ne so chi è gennaio. Prendetelo, è gennaio. Ma io sono venuto per gennaio, cazzo. E io sono venuto per febbraio, sali dentro la macchina. Un attimo, mi sento un po' che mi fa male un attimo la testa. Abbassa le mani. Mi fa male, oddio. Oh, madonna, oh, ti sta sentendo male, aiuto. Oddio, mi fa male. Mi fa male. Aiuto, non si sente male, aiuto. Ti sparo in faccia se non ti alzi. Vabbè, ti prendo il braccio. Mettilo dentro. Oh, dai. Infilalo dentro la macchina. Andiamo. Amoni. Dove andiamo? Portalo via da qua. Gennaio! Ti sculaccio, eh! Ma gennaio dov'è? Oh, chi gennaio? È gennaio? Dimmi chi è gennaio! Che ne so io! È gennaio, sta scappando, è gennaio, prendetelo! Ma chi è gennaio? Oh, piano! Dove sta gennaio? La macchina mia, piano, mamma mia, oh. Non gli asconda. Prendete pure a gennaio. Da spinta. Mamma mia, mia macchina. Secondo! Siamo noi! Hanno bucato la ruota. Ma che è? Oh, è la mia macchina nuova, cazzo. Oh, già l'ammortizzatore sono scoppiati. Oh, ecco. No, è a posto, Mi piace che bucato la ruota. Che ne so, 2 gennaio? Vai piano, esci da qua, piano. Dov'è gennaio? Ma gennaio chi è quello che abbiamo rapito prima? Andiamo gennaio, prendi questa macchina. Io me manchi, gennaio, sì, me manchi. Chi è? Ma gennaio è quello che stavate venendo a prendere? Sì. Gennaio è scappato da solo. Ma come è scappato? No, Vero? Non scendere. Va, che menga fa? Va. Chiamo il dottore. Portati via questo, dai, portate via. Portateli via loro. Prendilo in braccio, c'è il medikit? Aiutatelo, poverino. Prendete questo con i pantaloni rosa, prendilo in braccio, che sta male. Portiamolo all'ospedale, portiamolo. Mettilo nella macchina bianca, dai. Quale macchina? Tu fermo. Tu come ti chiami con la medaglia arancione? Fermo. Io cappellone. Non è una signorina, è un uomo quello in macchina. Senti, ma mi fai capire una cosa, cappellone. Io che c'entro io, mi fate andare cappellone. Io ho accompagnato a sto cornuto qua, io non c'entro nulla. No, allora tu stai con me, vieni con me. Che cazzo c'entro io? Stai vai. Con me, infatti, vieni. Ti tiro dei capelli. Portate quello con i capelli rosa, prendilo in braccio e portalo da una parte. Non ce la faccio. No, però non ce la posso fare. Ma posso andare a piedi che devo andare a rubare io. No, a me i miei mascoli non mi piacciono, a me le donne mi piacciono. Tarzanello di merda. Sì, vabbè. No, io sono serio, io ve l'ho detto, io non c'entro nulla qua, che cazzo ne so io. Sta muto, tarzanello di merda. Dove andiamo, boss? piano. Ma ha preso la pistola, Vupo. Ma Vupo, mi ha preso la pistola. Che fa? Oh, tu Ciccio, oh, tu col berretto, oh, fai il serio, bro, o ti sparo mammo, eh? Basta che tu me lo dici, e io lo Ma che cazzo vuoi? Che voglio io? Oh, tu, ti muovi a dire dove cazzo dobbiamo andare o no? Perché sì? Perché gli ho detto, andate, mi hanno bucato la gomma della macchina, gli ho detto andate a prendermi la macchina, non me l'hanno presa e mi faccio ucciare il cazzo. Non me ne può più. Bravo, va bene, bravo. Tu stai zitto. Sì. Alza le mani, oh Dio mio.
Alza le mani. Vabbè, questo mi ha rotto il... oh, ma che è sto burdello? I'll kill you! Che cazzo mi dire, pure? Anzi, che cazzo sono io? Sai che cazzo sono? Eh? Lo sai che cazzo sono? La prossima volta sei fuori di qua, ok? Con un colpo in testa. Ok? Lo sai che cazzo sono? Oh, ma che la nuova! Pensa a quelli che hai rapito. Non me ne fotto un cazzo, questo stasera ti prendo un colpo in testa, te lo dico, eh. Pensa a questi rapiti. No, non me ne fotte un cazzo, il rispetto prendi prima questo. Di tutto. Ok, prendi questo. No, ancora. Sparali in testa, non ho più voglia, sparali in testa. Grazie il Mario. Tutto, sennò fuori dai coglioni tutti. Hai capito? E non mi faccio prendere per il culo da due coglioni che sono appena arrivati. Quindi o li sbatti fuori tu o ci penso io tutti. Punto. Sbatti fuori dove? O vanno fuori dai coglioni sti due o io me ne vado. Oh, che succede? Dico, non mi faccio prendere per il culo da due che sono appena arrivati. Punto. Se io gli dico alza le mani è perché mi deve alzare le mani. Punto. Finiamo quello che dobbiamo fare e dopo ne parliamo. Dai. E poi mi spoglio pure io. Zio, che cazzo vanno? Nelle altre fazioni fanno quel cazzo che vogliono. Bro, davanti a Fra, sono full tiltato, non me ne fotte un cazzo. Sei due qua, non fare discorsi. Scusi, ma io qua che cazzo c'entro? Mi scusi qua. A me mi manca il mio gennaio, cazzo! Gennaio! Quinto! Ma che cazzo ne fai? Ammazzatelo, non prendetemi un cazzo, ammazzatelo! Sparali in testa e basta, tanto sono troll, spara! Ma che io? Sì, tu! Fermo, lasciatemelo a me! Ah, io sono troll, ma che vuol dire troll? Scusa, io non sono molto... Sono poco esperto in queste cose! Gennaio, aiuto! Raga, basta! Dai, andiamo a fare il sto campo, andiamo a fare sto campo. Sì, andate a fare sto campo, ma a giocare a pallone, ma io posso andare? Fermo un attimo. Oh. Dai, portagli questo in un punto, portaglielo, dai. Senta, se me lo dà a me ancora il mio qua, cappellone, stai, me lo porto via, ok? Ce ne andiamo, va no, bene? No, cappellone, stai con me. Ah, ok. Dove lo portiamo? Dove lo portiamo questo? Minchia, stanno neri, porco Dio, neri stanno, porca troia. Stanno neri, proprio in RP questi. Altro che voglio fare RP. Sti due troll vanno fuori. Vengono, stanno qui da pochi giorni, fanno li mando via. Ma che cazzo è Berli? Berli, dove te lo portiamo, Berli? Chi è, Quinto? Sì. Portalo dove vuoi te. Ma devi finire anche anzi, te Berli. Ascolta. Sì, no, adesso mando le clip in assistenza. Tranquillo, Sandino. Quinto. Sta un po' male, Si viene qualche Quinto. Volta. Che c'è, Quinto? Oi! È successo? Chi è? Ascoltami un attimo, Quinto. Sì? Dammi la motivazione del perché mi hai fregato. T'ho fregato quando? Quinto, facciamo i seri, non ci vuole di scherzare. Se no, guarda, prendi e vattene. Fai quello che vuoi. Cosa vuoi fare? Vuoi rimanere qua e parlare da uomo o vuoi prendertene e andartene? Dimmi. È benissimo cosa hai fatto. Non mi ricordo. Vabbè dai, andiamo. Ma chi sei, scusi? Chi sei? Dimmi tu. Ma chi sei? Ce l'ho già qua, ma tanto non ho neanche voglia di parlarci, non c'ho neanche voglia di parlarci. E dimmi chi sei? Che è successo? Chi sei? No. Ma me dai un passaggio, come faccio io andare in città? Sai chi sono? No, non non te conosco, scusami. Sì, sono Berlino, quello che gli hai fregato i GPS e le varie cose. Io t'ho fregato? No, io l'ho comprato, io. Sì. Io l'ho comprati. E dove sono i soldi? Che mi hai chiamato mostrandomi il cazzo? Non è vero, altro? Quando? Non è vero. Ascoltami una cosa. Dimmi. Non ti preoccupare. Io ti sto dicendo semplicemente, vuoi parlare da uomo o vuoi continuare a fare il coglione? Prendi la tua decisione. Però poi, ascoltami. Io però sto poi, qui. Non, aspetta, non ti lamentare. Prendi la tua... Devo lamentare? Di che mi devo lamentare?
poi lo capirai. Ora ti sto dicendo, vuoi parlare da uomo? Parliamo da uomo, vai. E allora ti sto dicendo, perché hai voluto fare quella cosa? Quale cosa? Sei venuto da me, ti ho aiutato, ti ho venduto dei GPS e ti sei scappato con i soldi. Mi hai chiamato in videochiamata mostrandomi il cazzo. Li ho dati? Non li ha dati a nessuno con la maglietta bianca. E non stare qua a continuare. Quando mai perché l'ho prima, dato? Quando perché mai prima io... ho preso... Dimmi. Scusami. Perché prima ho preso uno dei tuoi uomini e uno dei tuoi uomini mi ha confermato la cosa. Quindi ti sto dicendo, vuoi parlare da uomo o non vuoi parlare? Se non vuoi parlare, non ti preoccupare. Te lo dico in faccia. Però incomincio a fare le cose come dico io. Cosa vuoi fare? Parliamo da uomo, vai. Ok, allora dimmi perché l'hai fatto. Dammi una motivazione valida. Sei senza soldi? Non lo sento io. Lo so. È che allora è un discorso un po' particolare da fare, capito? Non è semplice da spiegarti. Allora non è che io sto per aprire un locale e sto senza soldi e c'ho bisogno di soldi subito, immediato, capito? Perché mi servono 1 milione. Che è? Niente, ho chiuso la radio. Mi serve un milione. E allora perché non me l'hai detto? Perché? Perché tu non sei un tipo che c'ha 1 milione, mi pare morto di fame. Sì. Quindi ho detto meglio non trattare con persone che magari, cioè, magari non è uno strozzino, magari è uno che magari, non lo so, non c'ha una lira, magari, non lo so, quindi non mi sono permesso di chiederti 1 milione, capito? Ma tu non mi dovevi chiedere 1 milione, mi dovevi fare questo discorso qua. E vabbè, io perché vado rubando a destra e a sinistra, perché ho bisogno dei soldi. Sì, ma devi stare attento delle volte dove rubi. Perché? Non è che hai rubato in casa di qualcuno che non conosce nessuno. Perché? Te che ti conosce? Tutti. Ah, tutti tranne io, perché io non te conosco. Avevi la possibilità di farlo. Potevi benissimo parlarmi e dirmi che avevi perso, cioè che volevi comprarti il locale, che eri senza soldi, volevi fare qualche lavoretto. E io ti avrei regalato il GPS. E quindi te sei famoso? Io non sono una star del cinema. E quanti follower hai allora? Non sono una star del cinema. E che star sei? Io ho i cazzi miei in città. Ah, quindi sei gay? Vabbè, dai, lascia stare, andiamo. No, dove vai? No, fermati, aspetta. Ma allora, no, nel senso, ok, allora sei famoso, ok. Te conosce tutti, quindi, in qualche modo. Ti ho detto che non sono l'ultimo arrivato in città, ti ho detto che ti potevo dare una mano, se me lo dicevi la okay, tua condizione economica. Ok, mi servono... Sai cosa posso fare io per te in questo momento? Requisito, ragazzi. Sai cosa posso darti? Ti posso dare anche 10 milioni in questo momento in mano per farti comprare quel locale. Ma che cazzo dici, veramente? Alza le mani. 10 milioni? Lo sai? 10 milioni, veramente? Posso darti quello che vuoi. Ah sì? Il problema sai cos'è? È che continuo a vedere che tu non sai parlare. Ok. No, parlare è vero, non è vero. Non, mia madre purtroppo non è vero. Tuo sogno è aprire un locale, giusto? Non da solo, insieme a Gennaio e Fragolone. Bene. Voi volete aprire un locale, volete fare affari con quel locale. Io ti do la possibilità di aprirlo. Ah sì? Ti do io la possibilità di aprirlo. Quanti soldi? Veramente? Quanti soldi hai? Non lo so, 20.000 sporchi, mi sa, 20-30.000 sporchi. Quanti soldi hai? Dai, 20, che li avrei fatti i miei GTPS, dai. Ce n'ho 180.000. Me ne mancano 900 e qualcosa. Vabbè, non so fare i calcoli. Ok. Ma dice Nai? Se io ti do la possibilità di aprire quel locale, tu in cambio cosa mi dai? Gli interessi. E quali sono? Un 50% dei soldi in più appena ce l'ho. Piano piano, io ti faccio un esempio. Tu sei entrato a casa mia, hai visto che non sono l'ultimo degli arrivati. Sì. Hai preso e sei scappato per 50.000 dollari. Che dovevo fare? Io non cioè io mi sono spaventato. Chi me lo dice che domani non mi canti, non dici cazzate sul mio conto? Io come faccio? No, mai. Ma che canto? No, io non canto. Io non anche perché mai... anche perché ascoltami, Quinto, io non ho paura della polizia. Io tutti i giorni l'affronto. Io non ho mai cantato perché non c'ho una bella voce.
La cosa che ti posso dire è che se vuoi aprire il locale io devo entrare in società. Ok. Durante l'acquisto io porto il milione. Lo porto io il milione. Anche domani. E io firmo e devo avere il 10% delle quote del locale. Quanto? Però se c'è qua... il 10%. Vabbè, ma lo finanzi tutto tu. Mm-hmm. Da zero. Pago io tutto. Pago io il locale. Ma dopo, e dopo non te devo ridare però le... Non mi devi ridare il milione, però mi devi dare il 10% del fatturato ogni volta che dico io. Paghi tutto tu? Pago io, sia il locale che ti do, sia un milione. Ok, e domani, domani è che ora ci sei? Sei tu che mi devi dire se vuoi fare questo affare. No, sì, sì, cioè un sì per me. Domani è che ora ci sei? Quando vuoi. Anzi, dimmi quando che vuoi, ora. Dopo... appunto, mi devi dire a che ci ora. Deve essere... ci deve essere anche lui, lo facciamo insieme. Devo chiamare Franchino, devo un attimo vedere con Franchino. Tu fai tutto, chiama tutti e poi dopo noi portiamo il milione. Te lo dico già a che ora? Se c'è qualche... a che ora? Vai alle 9:30, 10, va bene? 10, va bene, organizzo okay. Per 10. Io ma ti porto il milione, che... ma questo Franchino mi deve fare un foglio scritto che io ho il 10% dell'attività. No, quello te lo faccio io. Andiamo dal notaio, dopo. Okay. Il 90% è tuo, tu per me puoi fare quello che vuoi. Lì dentro tu non mi vedrai mai. Però mai? Sappi che sono un socio proprietario, quindi mai. Ho il 10% delle quote. 10% dei guadagni, ok. Se qualcuno ti rompe il cazzo, tu chiami noi e noi veniamo. Ok. E ti do la protezione. Ma venite subito, immediatamente? Subito, immediatamente. Non è che tipo la Just Eat, però veniamo veloce. E allora te devo dire una cosa che purtroppo è successa ieri a Berlino, però insomma non cioè mi devi promettere, però mi devi giurare che non mi ammazzi. Parla. No, mi devi promettere che non mi ammazzi. Parla. Ma mi prometti che non mi ammazzi? Dai, non ti promettiamo, te lo promettiamo. Ok, mi prometti pure che, insomma, mi dai una mano. Parla. Per aprire i locali lo stesso? Parla. Mi prometti che dopo ti prendi solo il 10% delle quote? Sì. Parla. Ok. Ho fatto il tuo nome alla polizia, gli ho dato pure il tuo numero di telefono. E gli ho detto dove abiti. E cosa gli hai detto alla polizia? Tutto. Quello che fai, che non fai. Tutto. Che c'hai tutto. Ok. Ok. Eppure pure a Drago. No, 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 la faccia no. Pure a Drago. Pure a Drago. Sì, è il nome. Eppure a Drago. Okay. Adesso cambieremo nome, nome e cognome. Cambieremo il telefono e daremo. E quella persona che tu gli hai dato, gli diremo che è un'altra persona. Sai qual è il problema? Sì. È che io ti posso coprire ancora una volta. Ancora? No. Ma se arriva la polizia... promesso. Ascoltami, ma se arriva la polizia a me... tu distruggi un'intera organizzazione. No, no, io non ascoltami, voglio farmi la polizia. Ascoltami, no, no, no. Non sto parlando di me. Sto parlando dei miei superiori. I superiori? E quelli t'ammazza, okay. Quelli è peggio. Perché tu se non sei io... superiore? Tu hai detto che sei il più importante, il superiore, sei tutto. Ascoltami, c'è sempre una scala gerarchica, una scala gerarchica. Ok, come la scala come? Gerarchica. Non riesco a dirlo. Che? Gerarchica. Dillo tu. Che cazzo dillo. È la scala gerarchica? Gerarchica. Dai, dillo. Dillo, dai. Scala gerarchica. Bravo, quella. Il problema è che io posso coprirti, ma se loro sanno una cosa del genere tu sei morto. Non siamo sto problema, è quelli sopra che è il problema. Quelli che gestiscono tutte le armi, uscita, fuori, qualsiasi cosa. Capito? E tu fai lo snitch così e domani non c'è più una pistola e non ti fa più niente nessuno. No. Quindi no, fa una bella cosa, Quindo. D'ora in poi sto zitto, non dico più niente. Però mi devi fornire un locale, Quindo, mannaggia tutti tu... i santi lassù, te lo forniamo sto locale, sì! Ascolta, tu devi farmi un favore. Sì. Domani tu chiami sto cazzo di Franchino. Aspetta, e scegli il locale che vuoi. Avvocato, ho bisogno subito immediatamente di lei. Hangar dove c'è l'aeroporto di Sandy. Che avvocato? Datemi il civico. Persone che vuoi, però deve funzionare sto cazzo di locale. Dai, dammi il civico. C'ho 40 puttane 10, pronte. 20. No, 40 no, 10. 10-20. È una cosa allora, urgentissima, avvocato, urgentissima. C'ho una ballerina pronta, c'ho una ballerina pronta a lavorare per me. Più questa ballerina ora sta arrivando l'avvocato nostro di famiglia, che è il migliore che c'è in città. Ok, fammi parlare un attimo com'è il business. Ascoltami. Sì, dimmi.
l'avvocato gestirà tutta la parte burocratica della, della, del tuo locale. Buro che? Burocratica. Burocratica! Ok? E ascoltami bene. Sì. Lo pago io. Ah, paghi tutto tu. Il problema è che tu adesso vai con l'avvocato in questura e dici che ti sei inventato tutto. Perché sei un malato demente? Gli dici una cazzata, che ne so, che ti eri fatto una sega prima, eri stanco. Un'altra ci una cazzata. E ci deve essere anche l'avvocato che sente tutto quello che dici. E io ti pago il locale. E mi prendo il 10%. Ok. La cosa è il favore te lo stiamo facendo noi, perché se lo scoprono altri ti ammazzano. No, pure voi, perché il locale fatturerà un botto di soldi, te lo dico io. Ascolta, perché... non sto scherzando. Di metterci dentro. Nemmeno io. Sì, sì. Se qualcuno viene a sapere questa cosa, che tu hai fatto il mio nome, non lo polizia, dia nessuno. Sei morto e non da mano mia. Cazzo, allora devo far finta di Ok, va bene. Assolutamente. Va bene. Okay. E ti ripeto, neanche da parte dei miei soldati. Capisci? Mi soldati. Sei morto. Soldati chi? I miei soldati. Ha fatto la guerra? Pure io. Ma io ne ho 40 di soldati pronti che se chiamo vengono qua a sparare. Tu? Sì, hanno fatto la guerra questi? Sì. Sì, hanno fatto varie cose. Sì, anche io. Io sono stato in Vietnam. E allora perché non vai al 3026 a farmi vedere cosa sai fare? Non ho un fucile. Va bene, domani te lo do io una pistola, voglio vedere cosa sai fare. Però occhio, perché se perdi lì, perdi il locale, perché diventi una persona abbastanza, diciamo, non guardabile per la società. Sei disposto a questo? Non penso. È meglio che rimani pulito. Che devo fare? Devo andare là? Devo ammazzare tutti? Io vado là, ammazzo tutti. No, senti una cosa, c'hai precedenti penali? No, sono pulito, incensurato. Ok. Ho fatto il militare, preciso. Senti una cosa, c'è una persona vicino a te e non magari quell'altro che si chiama Gennaio, che non mi sembra tanto Paragolone. Sveglio. C'è qua... ok, devi è mettere un pezzo di merda quello, un pezzo di merda. Allora no, mettiamoci, metti qualcuno che... È una merda. Ascolta, di quindi la gestione... Ok, ma non... La gestione la fai tu, cazzo ce ne frega, basta che ci porti i soldi. Okay, te lo dico, io di soldi non rintracciabili non in infinità. È lui, Santino? È lui quello che... Entri tu, Quinto Capocchia. Sì. Okay. Cos'è? Va bene. Quindi io ti finanzio il locale e tu in cambio mi dai le quote del tuo locale. Va bene. Ok? Sì. Ogni mese. Aspetta. La Madonna. Facciamo meno di ogni mese. Dai. Ogni settimana, perché sennò dopo ci devi dare troppo. Va bene. Una volta a settimana. Il problema è che se io faccio due chiamate qua mi arriva tutta la città. Tutta la città? Sì, perché se tu fai scama a noi e noi siamo una parte di una cosa più grande, capisci che dopo noi possiamo andare di qualcosa in giro di quelli più grandi. Signori, vi presento una persona che diventerà, diciamo, importante in città. Avvocato. Si chiama Quinto Capocchia, però ha fatto una cazzata. Buonasera. Che cazzata hai fatto? Avvocato, è andato a parlare in polizia sul mio conto. Del tipo? Il tipo che gli ha detto che io vendo determinate cose, da quello che ho capito, ha detto il mio nome, ha dato il mio numero di telefono, però diciamo che abbiamo trovato un accordo bilaterale che può andare bene entrambi. No, l'unica cosa... bilaterale come? Che vuol dire? Bilaterale che va in bene entrambi le parti! A me non mi va bene entrambe le parti, a me di dietro non mi piace! No, tranquillo, non te lo mette nessuno. Fammi parlare. Omofobo. C'è un problema però. Ora, avvocato, tu sai benissimo come lavoro io, no? Sì. Abbiamo rispetto entrambi e devi farmi un favore, ovviamente retribuito come al solito. Devi andare in questura con lui, quindi lui diventerà il tuo assistito e dovrai dirmi che lui dirà che tutto quello che ha detto è una cazzata e devi metterlo a verbale. Allora, c'è da chiarire una cosa. Quando l'ha detto era sotto testimonianza, cioè in interrogatorio? Ricordati. Allora ieri sono andato in ospedale perché praticamente mi hanno beccato sotto uso di sostanze stupefacenti, quindi perfetto. Ho dovuto dire che me le date tu al 900 e... Ok, perfetto, abbiamo un alibi. Esatto. Gli dici che hai rifatto e hai detto il nome suo perché ti ha rubato la tipa. Gli dici una cazzata del genere. Ok. Che gli fa un torto. Va bene. E avvocato, da oggi avevano poi, letto i diritti? Da domani in poi? No. Ok, perfetto. Da domani in poi, avvocati,
sarete anche, diciamo, avete in mano, come si chiama il tuo locale, Quinto? No, quello ce l'ho io in mano, il locale. Sì, fammi finire. Come si chiama il locale? Vanilla Unicorn. Ok, da domani io diventerò il proprietario del Vanilla Unicorn al 10% delle quote. Quindi, ovviamente, è inutile che ve lo dico, voi sarete illegali di quell'attività. Ok, beh, perfetto. Allora, domani alle 10 dovete venire al Vanilla Unicorn. Sì. Ok. Ci siete? Dici, mi sembra che non abbiamo impegni. Ok, sì, sì, ok, ci siamo, perfetto. Ci siamo. Ora, vi chiedo... Ah, quella cosa di Amon è andata a buon fine, nel senso abbiamo recuperato i soldi, vi ha pagato? Ancora non siamo riusciti a trovare il mezzo. Quando recuperate i soldi, se riuscite a prenderli come abbiamo detto, teneteveli tutti. Avete il mio benestare. Ok. Tutti? Tutti 200.000. Ok. Vabbè. Adesso dobbiamo fare questa cosa. Ovviamente voglio fare una domanda. Devo esserci anch'io, visto che sono io Berlino? No. Perfetto. Tu non sai nulla di tutto questo qui. Ok. Non devi io ovviamente nulla. Mi chiameranno in centrale e dovrò non farò la denuncia, giusto? Ma ovviamente vediamo quello lì che ti chiedono. Quando ti chiamano, mi chiami a me o chiami Jack, o Edward, uno dei tre. Andiamo insieme e vediamo quello che ti chiedono. Perfetto. Ovviamente tu senza tuo avvocato non parli perché è un tuo diritto. La Pocchia, non sono tre scappati di casa, sono i migliori avvocati della città questi. Va bene, va bene, va bene. Sai quante volte mi hanno arrestato a me? Esatto, e io ti posso dare una mano anche su questo. Ma come ti hanno arrestato? Si è detto che si è incensurato per il locale. Ma dopo lo sistemate le cause. Stato arrestato, ma dopo ho chiesto il risarcimento. Ok, siamo d'accordo, quindi lo accompagnate voi in centrale? Andiamo insieme, vediamo un attimo. Perfetto. Chi c'è adesso in servizio. Abbiamo il numero di lui? De Quinto? No, dammi il numero Quinto, dai. Ma ti ricordi per caso con quale agente hai parlato? Chi è dei gruppo? Io. Ok, come ti chiami? No, lasciami dei. Berlino, chi è? Ah, ce l'ho già. Dammi il tuo. Datemi anche, non quello di Rossi, gli altri, perché io non ce li ho persi. Ma chi è? Name Pesce questo? Raga? Name Pesce dovrebbe essere lui. Se mi avessi detto subito la storia, quindi. Io li ho condivisi. Io ne ho preso uno. Marchigiano. Forse mi serve il Collins. Sì, a posto, avvocato per... Quinto, siamo d'accordo, Quinto? Sì, perfetto. Okay, parlo un attimo con l'avvocato, Arrivo. Certo, vai. Fai venire anche gli altri. Sto facendo questa cosa qua con lui, gli sto dando 1.000.000 di soldi non rintracciabili e mi fa entrare in quota al Vanilla per 10% ogni settimana. Mi sembra un affare buono. No, non mi fido, però ce l'abbiamo sotto palla. Sì, ma dal momento... Aspetta, dal momento che lui dice questa cosa davanti a voi in testimonianza, perché lui era sotto effetti stupefacenti, e lui domani insieme a me porta i soldi e mi fa firmare il contratto che io sono proprietario al 10%, io sono a posto. Io sto attento, intanto però mi prendo il 10%. Allora metto te come prestamento. Cerchiamo di lavorarci su questo aspetto, vediamo se riusciamo a trovare quel punto. Secondo voi un Vanilla Unicorn quanto può guadagnare a settimana? Vogliono portare le ragazze, privé, queste cose.
Vabbè, un milione da investire non è male, comunque un bel posto. Andiamo, andiamo. Sei più ricco di me. Ok, va bene, ascoltami, domani io ti porto il milione e vengo con andiamo tutti questi presenti lì dentro, dentro la procura, e quando finiamo il foglio ci saranno presenti anche gli avvocati e verrà intestato a lui il 10%, ok? Però non ci devi fregare, perché se ci freghi il problema non siamo noi. Capito, Quinto? Sì. Oh, Quinto, giuri, hai una famiglia? Devi prometterlo sulla tua famiglia. Sì, lo prometto su mia sorella, mia madre e mio padre, che è ancora in vita. Ok. Mi raccomando. Sì. Diciamo che una mano lava l'altra, noi aiutiamo te e tu aiuti noi. Perfetto, stavo proprio cercando quello, grazie mille. Allora, affare fatto. Affare fatto. Vai pure con gli avvocati e ovviamente vai. Ci penso io a tutto, ok? Va bene. Andiamo. Dove? Ci sentiamo dopo. Andiamo, ci sentiamo dopo. Buonasera. Guidate voi? Sì. Quinto. Sì. Quinto. Ma le bruschette con lo ciauscolo al nuovo locale. Non è male il ciauscolo, eh. Già che mi metti il GPS. Centrale. Sì. Andiamo a vedere se c'è qualcuno. Quinto, ti ricordi con chi ha parlato? Bruschette e cianuro, altro che ciauscolo. Che cazzo è quello? Quinto. Sì. Ti ricordi con chi hai parlato di agente? No, ieri stavo in ospedale e mi hanno fatto il fascicolo. M'hanno fatto lì il fascicolo. Non lo so, purtroppo. Ma ti hanno fatto una cartella clinica per caso? Sì, sì, il dottore ha detto che doveva fare le analisi e poi. Ti ricordi che dottore era? No. C'era una dottoressa, c'era una poliziotta che c'aveva l'ubisello sotto. Ok. Non so se c'aveva il pisello o meno, ma era una poliziotta con la voce. Esatto, con la voce da uomo. Capito, un secondo. Allora, come la gestiamo sì? Questa. Un momento solo, eh. Ok, dai. Un momento, devo fare un attimo una chiamata. Ok, va bene. Dai, ci sentiamo. Ciao, ciao. Pronti? Gennaro, vai tranquillo. Ma io non sono incazzato, Matteo. Ok, non serve la live. La live è pronta chi? La tua? Io? Sì, stanno andando in assistenza. Mandami perché le clip, per favore. Ci metto troppo per farti le clip. Non so tu che pezzo, ma hanno tenuto 40 minuti. Capito? Mandami allora 40 minuti e la mando in assistenza. Tu vai in assistenza. E si guardano 40 minuti. No, non mi spostano, vado domani pomeriggio. Mandala a me, fidati. Se tu me la mandi, la controllano. C'ho due 40 admin. Minuti. 40 minuti, fidati, controllano 40 minuti. Col per due. Sì. Allora solo. Tu dimmi, allora mi serve sapere clip, mi serve la clip precisa della clip. Boh, ma c'è. Sì. Ma non pensavo, m'hanno fatto di tutto, pazzesco. Vabbè, dai, fammi vedere e poi ci penso io. Ciao. Dai, tranquillo, allora. Si risolve, dai. Ma io sto tranquillo. In cella ti possono tesserare o ti mando tutto, allora, vai. Sì. Ma non di certo atterrare. Capisci? Aspetta un attimo, Quinto. Ecco, stavo a fare una chiamata, eccoci. Sì, tranquillo. Senza senso sì, uso eccessivo della forza. Ma se una persona aggredisce un agente, l'agente è libero di rispondere con la forza. Anche dentro la cella. Ok? Niente. Ok, ciao Marcus, buonasera. Allora, stavo dicendo, come la gestiamo questa situazione? Io avevo un'ideuzza. Ma lontano, lontano da qui. Allora, praticamente potremmo dire che noi rappresentiamo una persona che è stata diffamata e stiamo portando questa persona per fare una ritrattazione delle sue dichiarazioni. Per evitare una causa civile, quindi saremo lì a testimonianza del fatto che lui
sta ritrattando delle affermazioni non veritiere. Allora, mi piace come avvocato. Io vorrei capire un attimo una cosa. Che cosa hai detto tu riguardo a Berlino in polizia? Più che altro per avere un quadro completo. Stavo in ospedale, loro hanno messo a verbale quello che ho detto. Ok, ma che cosa hai detto? Ho detto che praticamente mi sono regato a una festa. Sì, sì, mi sono regato a una festa la sera prima e al 900 e c'erano questi, c'era un gay party dove ci stavano manganelli, c'erano trambioni, c'era un po' di roba, c'era un po' di tutto lì dentro, c'erano persone un po' in maschera dove facevano sadomaso, dove c'erano tipo quelli che facevano robe un po' strane, ammucchiate del gruppo, poi c'erano quelli col cavalluccio rosa che facevano cose un po' particolari, c'erano scambi di coppie, ho visto un po' di tutto, visto, ecco. E poi una certa nulla, è successo il delirio. Perché a una certa sono andato al bancone e ho preso da mangiare, non avendo i soldi era venuto questo berlino che mi ha passato del cibo, i tacos, per esattezza del tacos, e questo cibo messicano me lo sono tenuto in tasca e l'ho mangiato il giorno dopo. Quando ho provato questo cibo ho iniziato a sentire, a vedere cose allucinogene mentre ero sulla macchina. Ho preso e mi sono fatto tipo 5-6 km in macchina a tutta velocità e poi non mi ricordo più niente, e loro mi hanno preso che stavo tipo andando contro mano, non ho messo sotto un paio di persone, non mi ricordo, capito? E poi sono morto. Ok, allora la base che bisogna dire è che questi tacos non sono illegali. Il negozio che li vende li compra all'import, non sono un prodotto, non è droga, non è un prodotto antistress. Ma hanno messo della droga dentro, io ho detto, però. Però non è una cosa illegale, si può vendere tranquillamente al pubblico, quindi non è un allucinogeno. Ma lì non è un bar, era un festino privato, era solo che era accessibile a tutti. Sì, ma l'hanno comprato al Taco Bell, un locale che c'è nel Southside. Quindi, continua dopo che hai avuto l'incidente, ti sei risvegliato in ospedale? No, non mi ricordo più niente, m'hanno tesserato, ma da quello che mi hanno detto, poi sono svenuto, mi sono risvegliato in ospedale. Ma poi in ospedale ti hanno fatto le domande, no? Sì, lì in ospedale mi hanno fatto le domande, m'hanno fatto le analisi del sangue, ci volevano 24 ore per vedere le analisi, quindi il dottore non ha certificato che io ero sotto uso di sostanze. Però ecco, io gli ho dato il nome di Berlino, il numero, nome e cognome, no, cognome no, il nome e via, questo. Ma solo per il tacos, quindi hai detto? Sì. Sei sicuro? No, io ho detto che, no, sì, solo per il tacos, sì. Sì, il tacos. Quinto, ci devi dire la verità, perché noi se stiamo lì... Ecco, questa è la verità, questa okay. È la verità. Perfetto, no, io te lo dico, va bene. Allora, andiamo lì, ritrattiamo che dicendo appunto quello che Jack stava sostenendo, che noi naturalmente hai parlato con noi di questa situazione, sì. Ti abbiamo consigliato di ritrattare per evitare di fare appunto una causa civile nei tuoi confronti, in quanto in quel momento tu, da quello che ci hai detto, non eri in stato di coscienza, trovavi in una incapacità di intendere e di volere, e quindi tutto quello che hai detto non può essere utilizzato. Sì. Temporaneamente in condizione di non intendere e di volere. Certo, ovviamente. Si chiama incapacità temporanea. Ok. E niente, quindi noi lì poi diremo che tutto quello che hanno detto deve essere non utilizzabile, perché tu non ci sono certezze, anche perché tu non ti ricordi neanche bene quanto. Vabbè, andiamo a vedere se c'è qualcuno. Io faccio parla poi, Sì, no, sì. Tu però poi devi ritrattare tutto, Sì, devi dare conferma a quello che abbiamo stabilito. Oddio, mi sono perso dall'altra parte.
cazzo. Dietro, dietro, dietro. Guarda penitenziario, mi ha fatto venire. Dritto. Mi hai fatto venire. L'idea, la prossima volta guardia penitenziaria HS. Difficile. Pane e cazzi stasera, le saponette ce l'avete tutti? Adesso io che giro col manganello. Così sembra vestito. Che c'hai oggetti che non può portare dentro, quinto? No, c'ho tutto regolare. Ok, mi raccomando. Che te perquisiscono. Ma di chi sono sti borsoni? Qualche poliziotto in centrale? Arriva subito. Mi sa che c'è qualcuno. Serve. Buonasera. Dio, assomiglia molto a Gold. Mannaggia, non sono Gold. Oggi sei venuto al municipio? Come? Sì. Siamo incontrati al municipio. Dite. Allora, siamo qui perché questo signore qui al suo fianco. Sì, pantaloni rosa. Con il pantalone rosa. Sì. Ieri ha avuto una disavventura. Okay. Diciamo che ha assunto delle sostanze che gli hanno annebbiato un po'. Era fuori di sé, diciamo, non era cosciente. Ed ha fatto delle affermazioni mentre era in stato. In condizioni di non intendere. C'ho problemi un attimo. Che mi gira la testa, mi viene da cagare. Che roba è? Ce l'hai da mangiare? Non ce l'ho da mangiare. Da mangiare mi serve. Da bere ce l'ho, da mangiare. Porca troia, c'hai cioè, tre panini. Ammazza, tre. Se ce l'hai, grazie. Una vacca. Grazie. Dice, bello, mo mangio tutto. Porca puttana, te faccio vedere. Praticamente ha fatto delle dichiarazioni che non sono veritiere. Ma come si chiama il soggetto? Si chiama Quinto Capocchia. Quinto? Capocchia! Capocchia. Ti faccio lo spelling, C-A... No. C-A-P-O... C-C-H-I-A. Allora, siamo qui perché deve ritrattare quello che ha affermato ieri, perché è a rischio causa civile. In pratica ha, diciamo, diffamato una persona che se lui non ritratta pubblicamente quello che ha detto... Ma che è? Live Jasmine? Che cazzo è? Un processo, una causa civile. Ma quindi... si ricorda con chi è stato fatto al matricola? Allora, era vestito come te? Era travestito come travestita o travestito, non lo so. Ed era una donna uomo, con la voce da uomo. Ce l'hai presente? Diciamo che... Rossa, capelli rossi, lunghi... Purtroppo non conosco tutti i miei colleghi, ne siamo veramente molto. Il problema. Vabbè, era una donna. Guarda, era speciale. Era una donna speciale. Era una donna speciale con i capelli rossi. Ho capito, però quello che le voglio dire è che io non leggo proprio niente contro di lei, quindi non capisco perché. Io che ho fatto delle affermazioni, l'ha messo a verbale il poliziotto. Ha ammesso che abbia. No, messo... non l'ha messa. Non l'ha messa. Ah, non ha messo niente a verbale. Allora, a posto. Aspetti. Lei. Scusami un attimo. Quando è nato lei? Diciamo un po' di tempo fa. Si ricorda di nascita. Controlla il documento. Ottobre. Ok. Allora sì, sei tu. No, non c'è nessun contro, non c'è niente. Ma non vorrei che l'investigativa abbia preso queste... Può essere che magari... Cioè, ma... Da dubito, perché dovrebbe esserci almeno una notazione vicino. Se ti ricorda, si ricorda quando è stato fatto più o meno... Questo ieri? Diciamo... Ieri?
Ieri notte, no? Quinto. Che ore erano? Il quinto, mi sente? Sì. Quando è stato fatto questo, diciamo, questa accusa che ha fatto lei, l'11 o il 10? Sai che non mi ricordo, il 10 mi sa, o il 10 o l'11, il 10 l'orario? Era il l'orario? 10, è verso le 11, 11, 11 e mezza. Non c'è niente allora, non c'è niente. Forse un po' prima, 18. Non lo so. Forse un po' aspetti prima, un attimo, sto un attimo parlando con... Vedi anche l'11, vedi, magari, non so, stavo in ospedale. L'11 sarebbe ieri, sarebbe tipo esatto. 2 ore fa, 3 ore fa. No. Poliziotto. Ho capito, aspetti, sto un attimo parlando col sergente. Una domanda, ma... zitto. Una fattura zitto. Da 18.000. Oh, zitto a chi lo dici, io? Cioè, zitto a chi? Deve pagarla. Zitto a chi, io? Se non riesco perché non c'ho tipo delle... non c'ho soldi. Zitto a chi? Ti ho fatto una domanda. Zitto a chi? Finché non arriva a 75.000, va bene. Ragazzi, non urlate perché sennò mi fate domande. Oh, stai zitto a chi? Che c'ero prima io, mettiti in fila. E rispetta le persone, hai capito? Zitto a chi? Comunque, ti ho detto stai zitto, mica ti ho detto qualcos'altro. E ti sembra in modo? Se non ti sta bene, puoi pure andare. Puoi uscire dalla centrale, gentilmente. Si allontana da qui, che perfetto. Arrivederci. Allora, stavo dicendo, il problema non c'è nessun report, quindi non so. Allora, la matricola lei non se la ricorda? Zero proprio? No, ho capito che lei si ricorda. Non era capace di intendere di volere, era sotto effetto del stupefacente in quel momento. No, c'è la miseria. Io... cioè, qui non ci sono, quindi non le so dire. Quindi effettivamente contro di lei non c'è proprio niente. No, contro... E vabbè, ho capito, ci siamo capiti. Siccome il signor Quinto vorrebbe essere tutelato per eventuali processi civili, potrebbe rilasciare una dichiarazione adesso a lei riguardo a eventuali... Allora, facciamo una cosa, dichiarazione. Ok, mi detti la dichiarazione in modo che io la scrivo nelle note, così... Jack, pensaci tu. Io sono pronto. Lo faccio io, come vuoi. Allora... Mi dica tipo il soggetto, dichiara, così io... Sì, il soggetto Quinto Capocchia, in presenza degli avvocati e della gente, e mette il suo nome, dichiara che il giorno 10, giusto? Sì, la notte del 10 marzo nel civico quasi 512 l'ospedale, in seguito all'assunzione di alcune sostanze sostanze stupefacenti, ha effettuato delle dichiarazioni che non corrispondono alla verità. Va bene così? E qui oggi in centrale, in presenza appunto degli avvocati, per ritrattare ogni dichiarazione. Ogni dichiarazione effettuata. Così la gente disponibile. Un attimo. Ci sto solo io. Quindi immediati secondi e sono da lei. Solo questo, giusto? Sì. Abbiamo. Ok. Completato. Perfetto. Allora va bene così. Ok. Qualsiasi Benissimo. Problema, ovviamente. Sì. Potete chiamarci a noi. Siamo gli avvocati rossi, White Eagle e Collins. Ok, White Eagle. Perfettissimo. Più che altro perché se eventualmente ci saranno indagini contro quella persona, il signor Quinto si troverebbe in difficoltà nei guai, diciamo. Esatto. Sì, va bene. Sarebbe giusto. Salve, parlo avvocati, anche... bentornati. Salve. Ma parlo anche con il mio superiore per capire anche questa situazione. Okay. Però comunque per lei, su di lei non c'è niente. Questo è da capire. No, ma non è su di lui il problema, ripeto. È nei confronti della persona che ha diffamato, che quello lì potrebbe...
querelarlo. Sì, sì, lo so, però comunque se è un pubblico ufficiale dovrebbe anche scriverlo. Potrebbe ammazzarmi più che altro. È che un pubblico ufficiale ammazza. De parole. Okay. Ufficiale è un'altra persona in generale. Ho capito. Perché dovrebbe pagare? Perché in quel momento non si trovava capace di intendere di volere, ha detto, diciamo, delle fandonie che vorrebbe ritrattare, e questo è il punto. Ok, io me ne parlo anche con un superiore, però presente questa cosa. Se vuoi parlarne con Wolf o con sì, va bene, qualsiasi sergente a carico, Miller, uguale, non è un problema. Sì, ci chiama e riparliamo noi con loro. Tanti nomi quasi ce l'ho. Sì, sì, perfetto. Va bene? Grazie mille. Arrivederci e buon lavoro. Ciao, arrivederci. Lei è l'agente, scusi. Matricola 0099. Beh, diciamo che è a posto così, no? Sì, a posto così. Sì, adesso comunichiamo con la persona. Ma che abbiamo arrivata fatto lì la macchina? Gli saranno arrivati addosso a Mill. Va bene, io adesso quindi chiamo... Quindi, serve un passaggio? Sì. Se me lo dai, ti ringrazio. Aspetta, prima di entrare... Dai! Prova. Okay, no. Sono $1,000 questa cosa. Ma che $1,000 sto cattolo? Adesso aspetta che arrivare. Ti metto il punto del veicolo. Vai. Segue strada. Che vuol dire segue strada? Cazzo. Cornuti, toglietevi via dalla strada. Che vuole? Mamma mia. Ma che cazzo mi fanno ridere. Tutti i padroni della città sono qui. Allora, è alla rimozione, ti hanno sequestrato l'automobile, bisogna andarla a dissequestrare. Ma che l'hanno... Ma c'ho pure la ruota bucata o sbaglio? Sento... Sì, cazzo. Che coglioni. Vabbè, ci arriviamo al Bennis. Sì, ti metto il gips o ci arrivi? Scusaci, Quinto, sicuramente sono stati quei test di cazzo di prima lì fuori, lì dentro. Bastardi. Di morte per dietro. Ci sarà qualche emozione, però speriamo. Speriamo. No. Ho chiuso il bene. Sì. Ascolta, parcheggiala qui e chiamo un taxi e vado a prendere la mano. Non è qua? Cioè, non ho capito che stai aspettando. Ah, eccolo. Salve, buonasera. Salve, mi puoi prestare una macchina? Ce l'hai una macchina qua parcheggiata, un veicolo? Magari, non c'è niente, non avrei... No, non ce l'hai? Orca troia. Non niente. E devo accompagnare da qualche parte? No. E adesso come si fa senza macchina? Adesso la aggiustiamo, sono arrivati i meccanici. Sono arrivati, se no la rubavo la macchina, eh. No, non c'è bisogno. Salve meccanici! Sì, salve. Buonasera. Vediamo un attimo. Ah, c'è la ragazza che l'ha l'altro giorno, simpatica. Salve tesoro, come va? Tutto bene? Che bel tutto panorama. Bene, come sta? Ti ricordi dell'altro giorno? Quando sono venuto qui? No, era lei? Non lo so. Grazie mille. Di niente, ciao. Arrivederci. Ciao. Dimmi tutto. No, io sono venuto qui. Stefano Carrera, grazie mille, 10 mesi di reserva, grazie.
bacione. Tutta sua. C'è un problema. Sì. E mi si è bloccata la schermata sul caricamento della banca, non so per quale motivo. Ma quello veloce? No, quello completo, non so. Ma hai guardato se non è nel garage qui fuori la tua macchina? Sequestrata. Grazie a questo. Alla rimozione. E vado a vedere se sta qua fuori, magari, non lo so. No, sequestrata. Posso? Entro? Sì, dobbiamo aspettare che rientra. Ah, l'amico vostro. Il colpo, sì, è rosso. Ma da quanto tempo siete in città voi? Beh, io da tre terremoti. Tipo il porta ruote. Tre terremoti, cioè? Da parecchio tempo. Ci sono stati terremoti, impossibile. Sì, purtroppo sì. L'ultimo poco più di un paio di mesi fa, un mese fa, quando era? Un mese e una settimana fa. Di quale intensità? Diciamo che la città è stata ricostruita una quarantina di giorni fa. Sì, okay, calma, ma che sì, cazzo sì, lo so, fai? Lo so, lo so. Quanti sopravvissuti, quanti morti ha fatto? Porca puttana, porca puttana. Moltissimo. Eccomi, eccomi, eccomi. Eccolo, ecco. Ho pagato, sì. Sì, sì. Vabbè, chi gli fa anche se non paghi? Lo stato. Ecco, bravo, vai, bravo, bravo. Vai, vai, vattene a fanculo. Balla la cresta, bassa, capito? Sì, perché ma cazzo sei? Come chi cazzo so? Io so. Sono figlio di. Sei sto cazzo? Figlio di. No! Io guarda che se basta cazzo il telefono e te vengo a cercare e faccio fuori a te tutta la stirpe tua. Signore, te conviene a calmarti, capito? Quando parli con me. Secondo io. Signore. Tu mi urti la macchina così all'improvviso. Certo, peggio, ti urto tua madre, porca troia. Cioè no madre, dai, la come si chiama? La ragazza tua, scusami. No, ormai hai detto quello che hai detto. Vabbè, ho detto tua madre, vabbè. E qua beh, qual è il problema? Come bruci la famiglia? E non ce l'ho la famiglia, è morta. Ti urto la famiglia. Ah, me urti, è morta. Morta è. Mi dice. Vabbè, non lo so. È morta. No, stavamo facendo. Ma ste treccine le fanno pure da uomo? Dai, finta. Non so. A me fa ride. Ok. Io e Brian. Bello, sì. Il mio numero, qualsiasi problema mi può chiamare. La prima consulenza sarà gratuita. Vabbè, grazie. Michele Rossi. Vabbè. Ma solo io non vedo sta macchina. Ciao Müller. Ma solo io non vedo. Non vedo sta macchina. Ma parli ancora? Certo, fai l'amore. Perché non scendi dalla macchina? Ma solo io non vedo sta macchina. Perché non scendi dalla macchina? Io? Ma io non ho parlato, hanno parlato gli altri, non io. Ma tu sei parlato la vedete? Oh, ma voi la vedete? Sì, sta qua. Io non la vedo la macchina. Tu dietro perché non scendi dalla macchina? Tu prova. Tu che stai guardando da 3 ore. Oh, bravo. Perché non scendi dalla macchina? Cambiamo. Fate scendere un po'. Sai che mi devi fare questo. Vabbè, dimmi. Oh. Dai, stiamo calmi, quello che fa da mamma, diciamo. Quello che fa da mamma. Niente, mia madre è morta. Lo fa lo stesso, non ti preoccupare. Lo fa lo stesso domani. Andiamo. Così va uguale, proprio così.
Dov'è l'amico? Eccolo. La regalo per questo. Ma queste treccine le fanno pure d'uomo? No, le fanno solo per tuo padre. Fanno solo per tua mamma. Ah, solo per tuo padre. È pure per te però. Oh. No, per me sì, no. Sì, anche per me. Perché io sono il figlio di tuo padre, lo sapevi? Ah, sì. Ma io lo conosco. Sapevi ma che io tua lo mamma conosco questo. Ah, sì, mi conosci? Oh. Sì. Sì, quello dietro lo conosco. Ah, mi conosci? Sì. E come? Tu non preoccuparti, ti conosco. Ah, però, sì. E come mi chiamo? Sentiamo. Sì, ti chiami sto cazzo, ti chiami. Sincero, non mi ricordo. È vero! Ma chiamo sto cazzo, mi chiamo Capocchia, è vero! Non so che ti chiami sto cazzo. Abbassa un po' la voce, eh. Non so che ti chiami sto cazzo. Beh, comunque, raga, che è successo? Non ho capito. Non vedi che cazzo fa? Tua mamma fa, oh. Che cazzo devo fare? Non vedi che continua? Con tuo padre, Masticarsi, raga, masticarsi. Oh, scusa. Guarda. Ma cosa che ha detto? Perché non scende dalla macchina? Perché non scende invece di parlare solo dalla macchina? Ma è meglio se non scende, fidati. No, lasciamo stare. Dai. Lascia perdere. Vabbè, andiamo, dai, andiamo. Arrivederci. Ma non c'è bisogno di chiedere scusa, non è successo niente. Ok, dai, buona serata. Ho lasciato il numero. Vabbè, salutami, amico, qualsiasi cosa. Salutami il capo tuo, là, come tutto si chiama quello, la volta. Gruppa. Io, bello, chiudi la bocca, ti conviene. Sta zitto. Devo chiudere la bocca? Sì. Grub là, fa proprio schifo, Grub, fa proprio schifo, un bel postaccio, da, guarda. Mm-hmm. Guarda, veramente. Ma pensi che tu possa andare? Arrivederci. Ecco. Però mi conosce, sono più famoso del capo vostro. Il capo vostro non lo conosce. Chi è il capo nostro? Berlino. E che è capo nostro? Non ha detto che... Capo. Ah no? E per chi lavorate? È un nostro cliente, che è diverso. Ah, non lo sapevo, allora me lo chiedo scusa, non lo sapevo. Figurati. E da quanto pare anche tu da oggi in poi sarai il nostro cliente, o sbaglio? Mi riguardo il bot e non vedo nulla di strano, io semplicemente ho evitato di farvi annullare azioni. No, non è successo niente, Weibo, che è successo? Io non ho capito. Non ho capito, che è successo? Quinto, comunque a te ti ha fatto male quel boss. No, è il Berlino, è Wave. Non lo so, ma ha detto che... l'ha detto lui, no io. Ha detto che bestemmie, allusioni pedofile, metagame... Cioè, metagame nel senso che lo chiamavano per nome. Mo non so chi, però a 1,50 e 29 della... non lo so. No, prende sta macchina. Dopo vado a controllare Weibo. Quinto? Sì. Quando te l'hanno presa? Te lo ricordi? Quando? Sì. E sarà la notte dell'incidente? Ieri, perché ieri ce l'avevo. Cioè, stamattina. Aspetta, non ce l'hai qui, dovrebbe aprire lì. Ce l'ho qua? C'è il tipo lì, indipendente, qua. Vieni. Porca, ma io non c'ho i soldi. Ce l'hai i soldi. No, non dalla bocca tua. Dalla bocca tua, ma dalla bocca di quelli, capito? Ah, c'è. Buonasera. Esatto, Weibo, è quello c'era. Che sto dicendo io. Non questo. Signore lì sì. Con i però pantaloni. Io non posso lasciare in RP uno che fa cose dei bambini. Vai, qua Quinto. Allusione avvicinati pedofile, bestemmie, vabbè, me frega un cazzo, ma allusione pedofile. Stai un attimo nei pensieri. Cioè, questo qua è grave, capito? Allusioni pedofile. Io il nome e cognome, andiamo intanto. No, mi deve dare la capito? Targa, non il nome e cognome. Ah, ok. Quello è. Dagli la targa del mezzo. Non è per. Non è un fatto di annullare l'azione, non Quinto, mi frega niente. Tanto la targa la trovi sul telefono. Apri l'applicazione Garage e vedi la macchina. Gli devi dare il numero di targa. Come? Applicazione Garage. Ma questo è vero? O non menzante? Pensi? No. Allora, pensante. Apri pensante.
Sì, ho capito, mo gli do un attimo, fammelo cercare. Club sequestrata, LS. Serve la targa, non il modello. Ah, la targa, aspetta, mo te la do. Proprietà. Non c'ho niente. No, l'applicazione apri il telefono, garage. Apri il telefono, vai sull'app garage e trovi... ah, dal telefono targa. Proprio? Sì, sì, sì. Garage? Sì, nell'app, clicchi dentro. App e Store, devo scaricarla. No, no, guarda, è già predisposta. Dovrebbe essere la quarta, in alto a destra. Ah, garage. C'è scritto garage. Ah, 35. AV W S 1, 2, 8. 57. Perfetto. Mi sa che non è qua, comunque. Mi sa, adesso controllo. 57 non è col trattino, è trattino 57. E gli compare sequestrata? Sì, magari in caserma, però. Allora, ve l'ha sequestrata la polizia? Non lo so, io non lo so. Mi sono svegliato oggi, non lo so. No, eccola, è una club. Te l'hanno sequestrata ieri. Non lo so, Weibo. Sì, ieri. Per quindi quale motivo, dove? Adesso te la controllo. Te l'hanno sequestrata a mezzanotte 36 di ieri, cioè la notte di ieri. Ora te la controllo. Sì. No, uè, poi lo so che da parte tua, cioè, sei una persona pulita e tutto. Mo un conto scherza e tutto, ma cose pedofile, cioè, io proprio non transigo sulle cose pedofile. Le bestemmie non mi frega un cazzo. Mo, il fatto che mi ha chiamato Matteo, le cose lì, che ne so, poi anche il fatto, che ne so, se dice Lucia Vuscolo qua, questo mi mette a ridere, ma le cose pedofile, mo non so che cosa ha detto, però non è una roba che transigo, ecco, su quello. Almeno un warn, oppure a fargli capire almeno che ha sbagliato, solo quello. Se fossero vere queste cose, ancora non l'ho viste. Macchina era in mezzo alla strada, abbandonata. Non so se te l'hanno rubata o cosa, te l'hanno appoggiata là. Porca troia, no, rubata! In realtà hai fatto un incidente, ragazzo. Può darsi. Ora vediamo com'è. Comunque il fatto sta che era abbandonata in mezzo alla strada e è stata segnalata. Questo è. Ora, per sbloccarla mi devi dare la patente, me la devi mostrare. Oh cazzo, e non ce l'ho? Cazzo, ce l'avete voi, uno di voi, si prende la responsabilità di mostrarmela? Siete insieme tanto. Non ha la patente appresso? No, però, non ce l'ho proprio, non ce l'ho proprio. Devi andare a fartela perché la polizia ti sequestra il mezzo di nuovo. Ma che me ne frega, vai tranquillo, non succede niente. Oh. Ma poi torni qua per sbloccare da se punta a capo, no? Ma scusa, ma guardami me sulla faccia, guardami sulla faccia. Ma ti sembro uno che... Ti sembro uno che veramente mi viene... Grazie, eccola, sì. Jack White Eagle. No, allora, spostatevi. Spostatevi. Ah, ok. Ora la vedi? Perfetto, ora la vedo, aspetta che... Perfetto, adesso mi si avvicina il padrone o qui deve pagare. Comunque, chi devo fare la fattura? A te? Sì. No, non c'ho soldi. Non ma neanche in banca? No, niente, io sono nulla tenente, figlio mio, sono nulla tenente. Ma sei appena arrivato in città? C'ho soldi sporchi, c'ho soldi sporchi, se vuoi ti do un po' di soldi sporchi, ti va bene lo stesso? No, questa è un'attività completamente a posto, non posso prendere soldi sporchi, mi spiace. Allora non lo so. Io ho solo attività che quando quanto vado deve pagare? Quando sì, vado a rubare faccio un po' di cose, non lo so, faccio. Fammi la fattura. Anche perché ogni giorno che passa spendi di più. Io ancora non l'ho visto né in patch la clip, non lo so. Però non è qui che devi chiarire le cose, devi andare in assistenza, non lo so io. Quinto, mi devi seguire,
Sì, mi sì, sì, dopo te li do, appena aperto il locale, dopo te li do, te li do. No, no, te li noi do. Veniamo al locale e non paghiamo nulla, è diverso. Va bene, va bene, va bene, dai, va bene. Sì, ma stanno a fare tutto loro, io non ce l'ho con nessuno, non è in pesce, cioè. Non è una cosa che hai fatto a me, hai fatto a Quizzi, non lo so io. Prego, può andare, te l'abbiamo okay. ridata anche nuova di zecca, guarda. Sistemato. Esatto. Grazie mille. Ciao, buona serata. Ciao, buona serata. Grazie, dov'è? E buon lavoro. Qua, qui. Quale? Cazzo, questa non è la mia. È qua. Ma questa non è la mia. Minchia, la targa che mi hai dato è quella, eh. Minchia, non è questa la mia. Mi scusi, io c'avevo un Porsche GTR, dove sta? Scusami, tu mi hai detto 35, rilega la targa che mi ha dato. No, io ti ho detto che c'avevo un Porsche GT, dove sta il mio Porsche GT? Questa non è la mia macchina. Scusami, tu mi hai detto messo la targa... Ma hanno messo la targa su una macchina che non è la mia? Cazzo ne so, devi chiedere purtroppo ad altri, io ho questa targa ho. Ma che cazzo, questa non è la mia macchina! Ripeti la targa. Quindi. Secondo me mi hai dato un'altra targa, vedrai. Porca troia, te do un'altra targa, te devo dare? Leggi la targa, me l'hai detta tu la targa. La targa corrisponde a quest'auto e questa ti è sbloccato. Tu non ce l'hai un Porsche GTR dentro un Porsche dentro... Non posso dare per privacy tutti i nomi, cioè tutti i mezzi delle macchine. No, la mia è un Porsche devi grigio. Dare la targa. Mi devi dare la targa perché ne ho altre come te. Vabbè, dai, me prendo questa, va bene, dai. Comunque... Vabbè, se non è la tua, non... Ci rivediamo presto, Fidate che prima o poi ti vengo a cercare. Allora... Altro, se non è la tua, ti vengo a cercare a te che mi hai dato la patente, questa. Quindi, dammi il numero. Scambiamoci il numero. La patente è la mia. Vuoi uscire con me? Non ho capito. Dammi il numero. Ma a me non mi piace... Perché vuoi il numero mio? C'ha un scolo. Sicuramente... Bello morbido, è il mio. Ma mi piace, aspetta, ti do il numero mio. Michele Rossi, allora, sei tu? La targa che mi hai dato è 35 AWS 128 ed è questa qua. Te sto prendendo in giro, volevo una macchina gratis. Lo so, ancora non hanno capito. Da un miglio che stavi cercando la l'infama. Poi ci vado io nella merda, Ciao ragazzi, buona serata. Buona serata, grazie mille. Prego. Qualsiasi problema chiamami. Vabbè, a domani sera. Ciao. Ciao, a domani. No, vabbè, se c'ho il locale gratis, ragazzi, io alzo le mani. Cazzo, è chiuso, non c'è nessuno.
La macchina, tanto a prescindere, la troverò sempre qua, no? Anche domani. No, no, non posso, morta, io chiudo gli occhi. Allora. Ho trovato un imprenditore che vuole fare, che vuole comprare il vanilla al 10% delle quote. Finanzia tutto lui. Domani ore 22. Al vanilla. Ciao. Chi è? Sto cazzo. Ecco, te pareva, dimmi! Per un centro massaggio, poi alla fine l'ha trovato? Ma no, ma che centro massaggi? Mi viene a pigliare qua, io sono qua all'ospedale. Ma io però non l'ospedale a nord. Io sto stanco, io sto per chiudere gli occhi. Ah, ma non vuoi farti fare le seghe? No, adesso io vado a casa e gioco col computer, a Fortnite. Sì, a Fortnite, sì. A Fortnite a fare i secondi, sì, come no? Sì. Dai, bravo. Ciao. Ciao, fangu.